La cantante dice la sua sulle prossime elezioni politiche e lancia un messaggio anche a Berlusconi. Giorgia Meloni a Palazzo Chigi? Come donna faccio il tifo per lei perché è una persona capace ed stata sempre coerente. È una donna di buona volontà. Sarebbe bello se diventasse la prima donna italiana presidente del Consiglio, così Iva Zanicchi ammette senza esitazione che alle prossime elezioni voterà sicuramente il centrodestra. Intervistata da Aden Kronos, la cantante si schiera a favore della leader di Fratelli d'Italia senza però commentare la scelta di Forza Italia di far cadere il governo Draghi. Sono scelte politiche sulle quali preferisco non dire nulla, dice. E sulla discesa in campo di Berlusconi, riserva sempre delle sorprese e potrebbe fare la differenza e venire fuori molto bene da queste elezioni, aggiunge, l'importante è fare una buona campagna elettorale e mantenere fede a quello che si dice. Iva Zanicchi ha sempre ammesso il suo sostegno a Silvio Berlusconi, l'ho sempre amato e stimato moltissimo e ho sempre creduto nella sua forza e nella sua determinazione, dichiara la cantante che è stata eurodeputato di Forza Italia nel 2008-2009, lanciando un messaggio criptato al CAV, quello che spero è che valorizzi le persone valide che ha accanto e non quelle che non lo sono. Con chi ce l'ho, non ve lo dico, Berlusconi capirà cosa intendo. Quanto alla campagna elettorale, certo potevano spostarla un po' e farla dopo le vacanze. Tra un comizio elettorale e un bel concerto la gente ovviamente ora sceglie il concerto, osserva, questo è un momento molto importante per la democrazia del nostro paese. Bisogna essere saggi e scegliere le persone giuste. Ora dipende da noi chi mandare al governo, bisogna andare a votare.